questa altezza, quindi prima, ecco, prima di, allora dobbiamo venire su e risparmiamo le orecchie. Fai tu, lo tengo fermo. Tienilo fermo. Questo lo mettiamo sempre così, sempre così. E questo è meglio tenerlo. Questo perché l'hai tagliato? No, mi si schiaccia tutto. No, no, prendiamo, prendi un po' di carta se c'è, non si schiaccia. Prendiamo la carta. Perché l'hai tagliato? Perché dobbiamo vuotarlo. Beh, se no tienilo così, guarda. Sì. Però, potrebbe anche tenere schiacciarlo. Così. Lo tieni così? No, 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 no. Niente, teniamolo in mano così. Adesso il segno che dobbiamo fare, dobbiamo dargli un bordo dal quale noi non dobbiamo uscire, perché questo bordo è quello che ci permetterà poi di attaccare e quindi poi cominciamo a vuotare. Con il prendi quel... Lo sai dov'è? D'altra parte conviene sempre lavorare col pieno e poi vuotare, perché sennò tante volte cioè, oppure fanno il bastone, mettono la carta e poi la creta, però dopo non vuoti più niente. Ecco, cioè proprio partiamo sempre dall'alto, perché così ci sta più in piedi. Tenendo la mano per andare a sentire di non fare i buchi. Però ecco, rispettiamo sempre quel bordo qui che ci permetterà poi di attaccare le due parti. Ecco, prego. Va bene. Capito tutto? Tieni la mano qui, così lo tieni in piedi. Guarda che qui. Thank you.